Via. Buongiorno, allora oggi inizieremo un nuovo progetto. Ho intenzione di creare un bavagliolo e un asciugamano nello stile del set asilo per i nostri bambini. Ho a disposizione questo pezzo di asciugamano, da una parte spugna e dall'altra ciniglia, che rimane molto morbido, e andrò poi a ricamarlo e a personalizzarlo. Per fare questo, mi trovo più comoda in questo caso a intelaiare tutto il pezzo di tessuto e successivamente confezionarlo. Per fare questo ho disegnato la mia dima del bavagliolo, è la prima metà, e attraverso la Chaco Pen, è una penna ricaricabile con della polvere di gessetto, in questo caso azzurra, in modo tale che la vedo meglio sul tessuto bianco, con una rotella. Per cui prendiamo la nostra penna, la apriamo, qua ho la rotella che andrà a distribuire il gessetto dove mi interessa e semplicemente vado a tracciare il contorno in questo modo. Ora andiamo a ricamare il nostro bavagliolo con una bella macchina, una Brother Innovis 870 che abbiamo a disposizione qua in negozio. Abbiamo caricato il nostro disegno attraverso la chiavetta USB, per cui l'abbiamo richiamato dalla chiavetta e adesso andiamo a iniziare il ricamo. Facciamo il fine modifica. E da qui possiamo spostare il nostro disegno in modo tale che lo andiamo a posizionare nella parte bassa del telaio, così rimane già in posizione. Una volta centrata la posizione, gli diamo il ricamo, per cui siamo già pronti per ricamare, aggiungiamo semplicemente le tele stabilizzatrici per rendere il ricamo sicuramente migliore. Per cui mettiamo la nostra carta cotone sotto, vedete che io non ho avuto bisogno di intelaiarlo, lo faccio scivolare semplicemente sotto il tessuto e sotto il telaio e in questo caso, visto che abbiamo una spugna e un ricciolino che potrebbe dare fastidio un pochettino sul ricamo, andiamo a mettere anche l'Avalon. L'Avalon è un tessuto stabilizzatore in plastica che si scioglie con l'acqua. Per cui una volta finito il ricamo, vedremo come toglierlo. Ok, ora siamo pronti a ricamare. Abbasso il mio piedino, il tasto diventa verde, per cui sono pronta. Per i primi punti tengo l'Avalon, perché ovviamente non è inserito nel telaio, per cui potrebbe muoversi. Gli do l'avvio e iniziamo il ricamo. Infatti i primi punti lavano, poi si fissa al tessuto, per cui non è più necessario tenerlo. Il nostro ricamo è terminato, ora possiamo sganciare il telaio dalla macchina, sfilare il telaio e ora andremo a semplicemente strappare con calma l'Avalon. Ok, tanto non serve essere precisi perché tanto questo poi con il primo lavaggio si scioglie e non rimarrà nulla. Facciamo aiutare dalla cucitura che tratteggia praticamente la plastica e anche la parte sotto dove andiamo, che avevamo messo il nostro tessuto cotone, la nostra carta cotone, lo andiamo a strappare in questo modo,
abbiamo il nostro ricamo fatto, togliamo il telaio, ci spostiamo . Ecco che abbiamo finito il nostro ricamo sul bavaglino. Ora, attraverso, oggi useremo la forbice elettrica EC1000 che trovate anche sul nostro sito www.cardanocecilia.it. Andremo a tagliare secondo la dima che abbiamo tracciato in precedenza. Questa va molto bene per chiunque, sia dai lavori di hobbistica sia per lavori comunque sartoriali. È molto semplice da utilizzare, basta premere il bottone sopra, come vedete si accende, e sotto c'è un tasto che noi andremo a schiacciare per andare a fare il nostro taglio. Allora, ci spostiamo, inseriamo il tasto. Eccoci, ora abbiamo tagliato il nostro bavagliolo ricamato. Andremo adesso ad applicare il suo sbiechino di contorno e faremo anche il laccetto, e utilizzeremo il bordatore regolabile per sbieco. È regolabile perché attraverso questa rotella io posso restringere o ampliare lo spazio dello sbieco in base appunto allo sbieco che andrò ad utilizzare. È molto semplice da applicare perché noi andiamo, oggi utilizzeremo una Inovis 10A, ok, una semielettronica, con il punto, semplicemente il punto dritto. Andremo a modificare solo la lunghezza perché mi piace ad avere il punto che sembri quasi un'impuntura e che non sia troppo fitto. Andiamo semplicemente a togliere, a sganciare il piedino in questo modo, togliamo e posizioniamo il bordatore e lo agganciamo semplicemente scendendo. Ok, allora, una volta montato il piedino, l'utilizzo è molto semplice. Io ho questo sbiechino che ho stirato o semplicemente schiacciato a metà in modo tale che ho già la divisione del tessuto. Lo vado a infilare nella sua imboccatura lasciando lo sbiechino, il tessuto dello sbieco dentro alle guide di plastica, ok? Per cui con un pochettino di pazienza lo vado a inserire. Magari viene più semplice allargando un pelino lo spazio, ok? Vedete che diventa più semplice, e in un secondo momento vado a restringere in modo tale che lo sbieco rimane fermo nella posizione più corretta. Una volta fatto questo, io posso andare a inserire la parte dello sbieco nella parte centrale qua in mezzo. Vedete che qua c'è uno spazio dove c'è la plastica che si allarga. In questa parte vado a inserire il tessuto che devo bordare. Per cui anche qui con un po' di pazienza semplicemente infilo. Ecco, una volta inserito il tessuto, io lo faccio semplicemente accompagno. Posso anche aumentare la velocità sul rettilineo e ovviamente la diminuisco dove ci sono le stondature. E questo piedino mi aiuta ad avere la cucitura sia sopra che sotto alla stessa distanza. Allora, finito di fare tutto il perimetro, ok, intorno, vado a fare la parte interna con il laccetto per legarlo, per cui io ho già cucito la dimensione che mi interessava fare dello sbiechino per fare il nodo dietro alla testa, e semplicemente poi vado a infilare la parte dello scollo e ricomincio esattamente come ho fatto per tutto il bordo esterno. Ecco che ci avviciniamo alla chiusura. Ok, allora di qua come dall'altra parte adesso farò un pezzo con solo sbieco in modo tale che faccio
l'altro laccetto che poi andrà ad annodarsi dietro al collo del bimbo per poter legare il bavagliolo, ok? Per cui possiamo anche essere molto, come dire, non precisi, perché tanto una volta che io ho finito vado a tagliare e se l'ho fatto uno più lungo dell'altro lo posso accorciare in modo tale da renderli uguali. Semplicemente stoppo, in questo caso faccio dei punti di affrancatura e ho finito il mio lavoro. Posso tagliare lo sbiechino e schiacciare. Ora andrò, come vi dicevo, a vedere se li ho fatti lunghi uguali e nel caso li vado a pareggiare. Ed ecco qua il lavoro finito. Allora, come avete visto, è semplice realizzare questi piccoli gadget. Con la stessa tecnica abbiamo realizzato anche l'asciugamano, che può diventare un'idea regalo per un bimbo, anche per un set asilo sotto il periodo natalizio. Per ulteriori informazioni sia sulle macchine che sugli accessori, per cui piedini e quant'altro, potete chiamarci in negozio allo 0321 861 398 oppure visitare il nostro sito cardanocecilia.it.